L'evento più importante, almeno a mio modo di vedere, di questa mattina è stata la riunione del scientifico organizzata dal gruppo di lavoro sulla patologia respiratoria dell'anziano. Si tratta di una riunione quanto mai tempestiva perché è servita a focalizzare un tema che non è particolarmente centrale allo svolgimento dei lavori di questo congresso e che meriterebbe sicuramente più spazio, che è quello della patologia respiratoria nell'anziano. La partenza è da una constatazione ovvia e tanto banale quanto trascurata, cioè la nostra popolazione invecchia. La quota di soggetti ultra 65 anni ormai rappresenta una quota prevalente nella popolazione adulta, soprattutto che richiede le cure mediche e soprattutto fra quelle che richiede le cure mediche respiratorie. E tuttavia paradossalmente c'è una sottodiagnosi di patologia nell'anziano, perché c'è un'area di ombra, un'area grigia, che è quella della distinzione fra cosa è normale e cosa è patologico. L'invecchiamento non è un fenomeno patologico, è un fenomeno fisiologico, il che non vuol dire che sia un fenomeno positivo, perché invecchiamento significa perdita di stabilità dei polmoni, significa perdita di capacità di riparare il danno e quindi di fatto fragilità e l'invecchiamento prepara la morte, quindi prevenire l'invecchiamento se possibile o comunque identificare precocemente le linee di sviluppo dell'invecchiamento significa potenzialmente mettere a disposizione del fisiologo così come del patologo e più in generale degli utenti dei servizi sociali di dati che servono per capire quanto una società sta invecchiando e quanto deve investire per migliorare i servizi e ridurre la morbidità e soprattutto l'invalidità. Quindi ci sono stati dei contributi sulla diagnostica dell'asma bronchiale, sulla diagnostica della BPCO, che sono malattie che noi immaginiamo di conoscere, ma che in realtà nel modo con cui ci si presentano oggi finiamo per non conoscere. Il malato di BPCO che si presenta oggi nei servizi sanitari è un malato affetto da polipatologia, in cui esiste una componente importante di tipo metabolico, in cui spessissimo concorre una patologia di tipo cardiologico. E tutto questo non c'è nella letteratura corrente, c'è molto poco. In particolare, quello che si riconosce è che i trial clinici controllati, che sono la base ormai della nostra prassi terapeutica, ignorano per lo più gli anziani, in quanto tutto quello che caratterizza l'anziano è fattore di confondimento per lo statistico, che preferisce i dati ovviamente puliti, il che significa che tutti i dati che sono raccolti per i grandi trial clinici controllati, compresi gli ultimi, sono poco o pochissimo applicabili alla popolazione reale e quindi occorrerebbe avere dei dati, probabilmente su casistiche meno rilevanti, ma meglio pensati per rappresentare cos'è veramente la patologia dell'anziano, cioè la patologia del soggetto che ha 70-80 anni e che magari una volta non avremmo visto e che ora vediamo sempre più frequentemente. Diciamo noi con termine negativo di intasare le nostre corsie perché possiamo fare poco. E come dicevo, possiamo fare poco perché sappiamo poco. Se sapessimo di più, a cominciare dal modo di refertare una spirometria, che è una banalità e che è codificato perfettamente per i soggetti più giovani, ma offre delle lacune interpretative importantissime nell'anziano. Quindi c'è tanto da fare e quindi ben venga un gruppo come quello sulla patologia respiratoria dell'anziano, a cui auguriamo una intensa e proficua attività per gli anni a venire.